La morte ed il dolore degli animali non ha valore. E ciò di cui mi sono resa conto di quanto era appena accaduto sotto la mia finestra. Un giovane gabbiano caduto al suo primo volo sulla strada, travolto forse da un'auto, lascia la propria mamma nel dolore. Corre la gabbiana da un lato all'altro della strada dove sul suolo giace il suo pulcino. Nessuno si preoccupa del male che la povera gabbiana prova. C'è chi davanti al bar continua a chiacchierare, mentre la gabbianella, senza parlare, si agita per chiedere aiuto per il suo piccolo che giace inerme sulla strada, perché non venga ancora una volta investito. Lei spera di salvarlo, quasi nel suo agitarsi sembra che voglia fermare il traffico. Una donna corre, forse anche lei madre, e con un guanto infilato alla mano sinistra raccoglie il pulcino senza più vita. Lo infila in una busta mentre la mamma rimane col dolore in petto senza poter più far niente per il suo piccolo. Mi sono detta che noi siamo fortunati a essere nati umani e non semplici animali. Noi che possiamo gridare aiuto, possiamo essere riconfortati da un abbraccio, da una carezza, una stretta affettuosa per l'immensa perdita di un figlio. Mentre per lei, povera gabbiana, non c'è stato nessun conforto. È bastato poco per pulire la strada, una busta ed una pattumiera che hanno accolto il suo pulcino, messo là dove lei non poteva vederlo. Mentre rimaneva sola e disperata col suo dolore.